Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questa nuova parte dal vostro Alex Plice. Oggi in questa nuova avventura, come vediamo, siamo accompagnati da un nuovo Pokémon, ovvero finalmente ho ottenuto il mio amato Lodad. Perché è così difficile ottenere un Lodad? Beh, essenzialmente perché sul Rubino non si può incontrare, ma è un Pokémon peculiare di Zaffiro e quindi me lo sono dovuto far scambiare dalla GTS. Quindi ho dato un Pokémon a caso e ho ottenuto Lodad per fortuna. Adesso ancora non lo posso utilizzare perché è un livello bassissimo, sta ancora al 5, però appena imparerà qualche mossa, diciamo, decente, lo inizierò a usare. Nel frattempo, oh cavolo. Ah, adesso ce l'ho, lo attendo più, raga. Me l'ero proprio scordato. Quindi, benissimo, benissimo, benissimo. Potremmo usare direttamente Lotad. Adesso ci sono Combusken e Beldum. Però potrei cambiare Beldum e mettere in campo Lotad. Almeno si prende più esperienza. Quindi faccio proprio così. Tolgo di mezzo Beldum e metto in campo Lotad, che tra l'altro è femmina, e con Pollo invece uso Braciere su Seedot. Quindi, sicuro va KO Seedot. Speriamo solamente che Lotad non mi mandi KO, ma è impossibile che me lo mandi KO visto che non può fare tantissimo Lotad. Il suo Lotad dal mio Lotad, intendo. Quindi, Seedot va ovviamente KO grazie a un attacco Braciere del mio Overpower con Combusken. E Lotad prende un sacco di punti esperienza salendo direttamente a livello 6. Anche perché è scambiato, quindi salirà più velocemente. E impara la prima mossa offensiva, grandioso. Oh, addirittura al 7, non me l'aspettavo, carissimo Lotad. Bravissimo. Prende più 0, veramente scarso Lotad. Finché non si evolve almeno in ombre, farà veramente un po' K. Comunque lui usa bolla e ci toglie un PS, ragazzi, un PS. E qualcuno subisce un brutto colpo, non ho letto nemmeno chi. Cioè, potrebbe essere chiunque dei due, tanto hanno subito tutti e due pochissimo. Usiamo assorbimento su Lotad e Braciere su Lotad, sempre, ovviamente è rimasto solamente lui. Ma tanto penso che Braciere basti per mandarlo KO. Esatto, esattamente. Perché ha il doppio tipo erba-acqua, quindi se da una parte è suscettibile al fuoco, dall'altra lo resiste. E come sapete è danno neutro. E Lotad nel frattempo sale di livello e sale in men che non si dica a livello 9. Non me l'aspettavo salisse così in fretta. Wow! Impara pure bolla. Quindi abbiamo sia la mossa erba che quella acqua. Anche se quell'acqua fa un po' schifo, perché bolla c'è tipo una potenza ridicola. Non arriva manco a 40, ci avrà tipo 20 di potenza, una cosa del genere. Comunque, resta il fatto che ce l'abbiamo fatta e proseguiamo. Lotad lo lascerò, insomma, sotto nel team, perché prima voglio fargli accumulare un po' di esperienza, grazie appunto al condivido di esperienza. Adesso proseguiamo. Ah, anzi, mi è venuta un'idea. Proseguiamo per di qui, magari c'è qualcosa di interessante, visto che adesso abbiamo la M medaglia e quindi possiamo tagliare tutti gli alberelli che vogliamo. Mamma mia, che cosa carina. Ah, qua c'è un tipo. Ciao bello. Ciao bello. Ci dà un miracol seme. E ci è utile per Lotad. Anzi, lo diamo subitissimo, glielo diamo al nostro Lotad, che è il protagonista indiscusso di questa parte. Veramente amiamo tutti Lotad, non è vero? Scrivetevi voi pure che squadra innanzitutto. Ormai siamo giunti appunto a una fase abbastanza avanzata del gioco, quindi scrivetemi un po' voi che squadra ci avete in questo punto. Io per il momento ho questi tre e mi ci sto trovando davvero molto bene. Vabbè, mi ci sto trovando bene anche senza Lotad per adesso, ma Lotad sarà un Pokémon essenziale per la scelta che ho fatto iniziale, visto che non è un Pokémon di tipo erba, né un tipo acqua. E con Lotad, ovvero Ludicolo, risolvo entrambi i problemi. E frattempo troviamo un po' di roba qua random, attacco X, Miracol Seme, ma sì. Mi pare di aver dato Miracol Seme al mio Lotad, manco ci ho fatto caso perché stavo parlando con voi e manco mi stavo rendendo conto di quello che ho fatto. Comunque, senza problemi, attraversiamo proprio il percorso così, come se niente fosse. Qui ci sono delle bacche, quindi le prendiamo subito. Ci sono delle bacche pesca e quelle a occhio e croce mi sembrano delle bacche arancia. Ma sì, blu così possono essere solo bacche arancia, infatti. Ormai le riconosciamo a occhio. Sono un tenditore di bacche, veramente, ragazzi. Mi ci chiamano dal Giappone a riconoscere le bacche. Vabbè, dai. Comunque, volevo vedere un attimo se Lotad gli ho dato effettivamente lo strumento, perché me lo sono scordato per davvero, non sto scherzando. Sì, io l'ho dato, benissimo. No, tanto per s'assicuri, se no ogni volta c'ho il pallino. Ok, entriamo dentro e qui ci sta il carissimo Marino, che sta inseguendo il suo pico. Ehi, fatti prendere, ehi. Ehi, mi state prendendo in giro? Ehi, oh, finalmente l'abbiamo fermato. Era difficile, raga. Ehi, ma tu sei Alex. Hai salvato il mio amatissimo Pico. Siamo in debito con te. E infatti, andiamo un po' nella città. Hai trovato l'uomo giusto? Allora, sappiamo il Broluvia? Certo. Andiamo, andiamo.
Tra l'altro no, raga, no, 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 adesso ce l'ha il Man Flash. Dannazione. Vabbè, aspetta, adesso godiamoci questo momento, perché è completamente diverso rispetto al vero Rubino. Ah, oh, che bello. Ma che cosa fantastica. Ma che cosa bellissima. Sono emozionato, veramente. Mi sta palpitando il cuore. I feels, ragazzi, che carino. Che cosa fantastica, il viaggio. E una volta tipo faceva vedere proprio la nave che si spostava, boh, boh, faceva vedere proprio che a momenti investivamo pure gli allenatori che nuotavano. Invece adesso fa così, comunque è molto molto bello, soprattutto vedere quel picco vicino mi ha veramente emozionato. Eccoci sbarcati a Blue Ruby. Se non sbaglio ha un'etichetta da consegnare, esatto, ce l'ho con Rocchio. Rocchio. Rocco. Rocchio non si può sentire, madonna. Se non sai dove andare, ti consiglio di fare un salto alla palestra. Il capo palestra sa tutto della sua città. Infatti è proprio lì che andremo. Raga, abbiamo Beldum, ci ha accozzato Zen. E quindi subito subito ad affrontare la seconda palestra. Però non so se ce la facciamo ad affrontarla tutta in una parte. Noi ci proviamo e non demordiamo, perché questo è il nostro vero obiettivo. Oh, è cambiata sta palestra, oh. Non c'ha più tutte quelle cose strane delle luci, che roba. Beh, sarebbe stato difficile infatti da implementare con una grafica in 3D, con il discorso delle luci che si ingrandivano. Quindi hanno preferito cambiare direttamente tutta l'architettura. Comunque, c'è una Combat Girl che vuole combattere e c'ha Medit. Bene, contro Medit con Sola Zena non è super efficace, quindi potremmo usare direttamente il nostro Meta Testata. Ah, sì. Ma sì, usiamo Meta Testata, tanto è meglio. Almeno è più precisa di Sola Zena che... So di fallire, nel frattempo mi arrivano email, vabbè. E noi siamo Meta Testata, appunto, come vi stavo dicendo. Lui usa che usa? Maledizione? Si aumenta la difesa. E si vede che si è aumentata la difesa. Noi continuiamo con Meta Testata e usa Resistenza. Resistenza è una mossa che amo quando la uso, no? Perché non serve mai a una ceppa. Veramente a niente serve questa mossa. Anzi, serve solamente ad aiutarci. Guardate quanto cavolo è bello il nostro Beldum Shiny. Non finirò mai di ripeterlo perché è davvero bellissimo. Usa un attacco psico su un Pokémon che la resiste per un quarto. E si vede perché ci fa solamente 2 piastre di danno. Nonostante sia una mossa speciale che appunto è una statistica che abbiamo abbastanza bassa. Quindi non ci fa davvero nulla. Quindi abbiamo sconfitto la prima Combat Girl. Adesso che cosa c'è? Ah, quindi sta ancora il giochetto delle luci. Però l'hanno fatto in modo diverso. E devo dire che è anche più interessante. Quindi vabbè. Ce la si fa tranquillamente, almeno per il primo tentativo, insomma. Al ritorno invece è molto semplice, come vedete, perché ci stanno tipo le scale semi-mobili. Una mini scala mobile che non possiamo saltare. Cioè, se stavo io me la facevo tutti quanti a saltare, tipo un canguro. Me le facevo tutte. Quindi adesso abbiamo un matchup contro. E adesso con Gozza da Zen dovremmo cavarcela. Vediamo un po'. Forca energia, che mossa astuta. Ovviamente scherzo. Vai, Gozza da Zen! Boom! Power Ranger! Non lo uccidiamo, non lo uccidiamo. Finiamolo con Meta Testata, va. Almeno siamo sicuri di farlo fuori. Usa calcio basso. Ah, ha crittato sto porco. No! No! Ma no! Devo usare una pozione. Ma no! Mi fa usare una pozione. Vabbè, usiamo una pozione per star tranquilli, più che altro. Andiamo a 34 precisi. Adesso lui usa prevergenza. Purtroppo, raga, purtroppo noi siamo più lenti, quindi abbiamo sempre il fatto che ci prenderemo la mazzata prima di attaccare. Vabbè, usiamo Meta Testata tranquillamente. Usa colpo karate. È però meno, eh. Ha un altro crit! Un altro crit! Ma che va a cagare! Ah, ha usato Forca Energia, mi sa prima, ecco perché tutti questi crit. Quando usa Forca Energia, ha tipo la probabilità di un mezzo di crittare se non ha Albinino. E Salmirino al 100% crita. Ecco perché insomma tutti i colpi erano un crit, se no non si spiegava la cosa. Vabbè, abbiamo 20 PS, il che basta per proseguire. Tra l'altro, ragazzi, oh, c'è stata tanta roba qua. Vi stavo dicendo che ancora non c'è morto nessun Pokémon, quindi è ancora una semi Nuzlocke per adesso, perché veramente ancora non c'è crepato nessuno. E laddove abbiamo potuto abbiamo dato anche soprannomi, ovvero solamente su Pollo, perché il resto me l'hanno scambiati, quindi non potevo farci nulla. Ok. Ho capito. Sì, è davvero molto semplice lì passare. Vabbè, dai, una cavolata. Battiamo un attimo questa e poi proseguiamo. Mi sa che bisogna andare a curare Beldum dopo questa. Ma come fa a volare così? Boh, insegnami, veramente non capisco.
Non c'è neanche né comparendo una ca. Un François pur. Ma che ne sapete, vous? De come si parla francese. Ragazzi, pure le lezioni di francese. Questi video stanno diventando veramente troppo istruttivi, veramente. Ah, posso sostituire la scuola. Comunque, ragazzi, continuiamo invece di dire cavolate a picchiare questo merit. E con una seconda metà testata lo mandiamo KO. Adesso spero un brutto colpo. Inutile. La cosa più inutile del mondo, fare un brutto colpo in quella situazione. Comunque sì, adesso continuiamo. Chi era? Ah, noi abbiamo pure l'Oded. Lo usiamo l'Oded, raga? No, lo usiamo dopo, perché magari contro Medit. Perché contro Machop, cioè Machop ce la chiama proprio usare Cozza da Zen. Nel frattempo con Basken non lo stiamo più vedendo in giro, vabbè. Era ovvio, insomma, che dobbiamo usare anche gli altri. E per adesso abbiamo questi tre. Poi, ragazzi, gli altri Pokémon già me li sono studiati, eh. Tranquilli che la squadra già l'ho pensata qui dentro. Vedete, in questa testa che sembra vuota, in realtà c'è stata la mia squadra. C'è stata anche la squadra. Lui usa colpo grave, non ci manda KO manco crittando. E infatti, ovviamente lo mandiamo KO. Benissimo, benissimo. Saliamo di livello? No, assolutamente no. Vedete, raga, quanto è tosta allenare un Beldum. È incredibilmente tosta, veramente. Perché c'ha, per arrivare al 100 richiede veramente un sacco di esperienza. E quindi niente, bisogna allenarlo con calma. Aspettate qua, veramente semplice sta roba. Che è qua solamente, ma va a cagare, c'è solamente lui. Vabbè, aspettate, raga, mi vado a curare un attimo il mio Beldum. E poi combattiamo contro il tipo che si sta intanto allenando. Ma nel vero senso della parola, proprio che si sta allenando, fa stretching. Oh, e fa tutte queste cose. Comunque, adesso, appunto, andiamoci a curare il team e cerchiamo di fare tutta la palestra con Beldum. Voi dite, un'idea molto molto carina sarà usare attacco X prima della lotta. Lo sai, vedete che fa attacco X, aumenta l'attacco che deve fare del 50%, quindi può essere davvero utile, ci risolverà la partita più velocemente, insomma, di quanto possiamo aspettarci. Inoltre, avere una palestra così vicina ci fa anche comodo, perché almeno se Beldum sale troppo di livello, almeno possiamo poi non risentirne. Perché battendo la palestra poi Beldum ci obbedirà almeno fino al 30, penso. Va bene, nel frattempo sto facendo la palestra tranquillamente. Qui passo così, allora tre passi a sinistra, uno a destra, ok, perfetto. Ed ecco qui il capo palestra. Siamo pronti. Saliamo un attimo sulla Pirulan. No, non ci fa salire. Saliamo sulla bicicletta, non ci fa salire manco sulla bicicletta. Io voglio tenermi in forma perché c'ho Vera ed è davvero la più figa di tutte. Vabbè, dai, iniziamo a parlare con il capo palestra perché abbiamo un bello carico. Andiamo un po'. Ma i personaggi sono fatti veramente fighi, raga. Sono Rudy, capo palestra di Blu Rubia. Ho sfidato l'impeto delle onde di questo mare per diventare più forte. Mi sono fatto le ossa in una grotta fuori città. Ce n'è una sola. E mi sono allenato con costanza in questa palestra. Hai intenzione di sfidarmi? Fammi vedere cosa sai fare. Te lo faccio vedere subito. Wow! E sfidiamo Ruby. E lo sfidiamo like a boss. Like a boss, raga. Like a boss. Yeah! Yeah! Oh! Facciamo una palestra con l'occhiaio. Non sto scherzando. Allora, non ci vedo quasi nulla perché sto guardando il computer con l'occhiaio ed è notte. Potremmo usare l'attacco X, come stavo dicendo, e lo facciamo adesso. Un attimo che guardo sotto. No, terapia stato, strumenti lotta. Esatto. Avete capito che è esatto? No, se non è esatto, vabbè, l'avete capito. Che cavolo sto dicendo? Vabbè, attacco X. Attacco X, baby. Usa colpo grande, ma non ci fa nulla. E adesso dobbiamo fargli davvero tanto tanto male, caro. Caro Beldum. Che ha usato? Non ho letto. Gran fisico. Ah, fa male che gran fisico. Oh! Avete visto quanti danni? Se non usava gran fisico, cavolo che resisteva. La super pizzone io me lo aspettavo, per questo non sono andato di metà testata. E poi di nuovo con questa da Zen. Che gli fa altrettanti danni, insomma, come prima. Adesso usa di nuovo super pozione, non penso. Fumi sguardo, che nob. Cioè, questo qua si allena pure da anni e poi mi usa fumi sguardo su un Beldum che c'ha il corpo chiaro. Ma come si fa? Comunque sono troppo fashion con gli occhiali, eh. Mettete un like per Alex con gli occhiali, che è veramente figo. Quindi, dobbiamo concludere la lotta con Beldum e con gli occhiali soprattutto. E l'Oda non impara l'Oda, dono naturale. Makuhita. Usiamo questa Zen e forse, no, non lo shotteremo mai. Perché sta al 16.
Però gli facciamo, lo quasi shottiamo probabilmente, rimarrà così di vita. Ah no, lo shottiamo. Bene ragazzi, queste balestre stanno scorrendo veramente una meraviglia. Veramente c'è Pokémon davvero forti. Comunque c'è l'occhiale che sta un po' più su da una parte e un po' più giù da un'altra, perché essenzialmente le cuffie mi impediscono di metterli bene. Ok. Abbiamo sconfitto così. Aia. Mi sta impiccando. Ludica Popolescia. Molto bene, prendi questa medaglia, te la sei merita. Il ballo della vittoria. Riceve la palestra da Rudy. Sì, riceve la medaglia pugno da Rudy. Con la medaglia pugno i Pokémon ti obbediranno fino al livello 30. Grandissimo, fino a quando si evolverà in Metang. Compresi quelli ottenuti tramite scambio. Ah, pure Rotad, giustamente. Quindi ci sarà fondamentale battere le palestre. Se no, quelli ci si infischiano proprio. Non ci si cagano le pezze, a parte Blaziken. Ah, tieni anche questa. Sono sicuro che tu la saprai sfruttare a dovere. Con questa anche i Pokémon. Vabbè, gran fisico, dai. Accosciamo veramente, breve, breve. Che non serve a nulla. Ah, no. Potrebbe servire a Karo con Basken. Potrebbe servire più in là. Gran fisico aumenta temporaneamente la forza muscolare di un Pokémon. In pratica le statistiche d'attacco e difesa aumentano. Vabbè, lo sappiamo. È una mossa davvero utile, insomma. Adesso dobbiamo andare alla grotta pietrosa. Perché c'è sta Rocco. Ok, benissimo. Quindi nella prossima parte, raga, andremo ad esplorare la grotta pietrosa, mi pare si chiama così. Non mi ricordo, già mi sono scordato. Comunque, dinanzi la magnifica palestra. Capo palestra, la magnifica palestra di questa città, direi di concludere qui il let's play. Spero ovviamente vi sia piaciuta e noi ci vediamo domani con una nuova parte di Pokémon Omega Ruby. Ciao a tutti, raga.